Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale e benvenuti in un nuovo video. Video un po' diverso dal solito. Oggi vi parlo di un'esperienza che ho fatto a settembre, già perché ad Asti, dove io vivo, vi è il Palio, una manifestazione medievale tra le più importanti che ci siano in Europa. Il Palio è una corsa di cavalli con annessa sfilata per l'appunto medievale, rappresentata da 21 partecipanti. I partecipanti sono divisi fra rioni, borghi e comuni. Queste definizioni derivano se nell'antichità quella contrada fosse all'interno delle antiche mura, all'esterno delle antiche mura della città o proprio un ulteriore comune che successivamente negli anni si è inserito. Ma non scendiamo tanto nel dettaglio perché lo vedrete in questo speciale di 30 minuti. Speciale registrato da DVS Group, il quale saluto e ringrazio, e speciale che è stato reso possibile da il Borgo San Lazzaro che ci ha ospitati al suo interno e dall'ufficio manifestazioni del comune di Asti che ci ha dato tutti i permessi necessari. Quindi ringrazio tutti quanti, mando un bacio e ditemi cosa ne pensate. A voi lo speciale. Questo programma è offerto da Marco Romeo, Romeo Rally Academy. Buonasera a tutti i nostri cari telespettatori, oggi vi porterò e vi documenterò il Palio ad Asti, visto dal Borgo San Lazzaro, con il quale abbiamo condiviso domande e retroscena su questa fantastica manifestazione. Ma ora vi lascio alla clip introduttiva del Palio di Asti. Bene, rientrati in studio per brevissimo tempo, adesso vi porto nel viaggio che porta dalla chiesa di San Domenico Savio fino al municipio per l'estrazione delle 21 batterie che andranno a comporre la gara del Palio d'Asti e in particolare vedremo tutte le news della batteria del Borgo San Lazzaro con l'intervista di Marco Romeo. Gabriele, l'estrazione è stata fatta, come ti sembra questa batteria? Allora, quello che ci aspettavamo all'incirca si è avverato, diciamo così. Speravamo di finire ovviamente nella prima batteria, come penso tutti quanti, però non ci possiamo lamentare, sappiamo e siamo consapevoli del fatto che può andar bene, va bene così. Insomma, il Palio è ancora tutto da giocare? Assolutamente sì, noi ovviamente abbiamo gli artigli pronti, come ti ripeto, come ho detto prima, la maggior parte di tutti i borghi e rioni. Vediamo domenica, è andata bene, quindi aspettiamo, vediamo come si comportano anche i cavalli domani nelle prove e quindi vediamo. Siete con un fantino con cui avete già vinto in passato, quindi è di buon auspicio? Assolutamente sì, con Giuseppe abbiamo un ottimo rapporto. Giuseppe è una persona fantastica, un ottimo professionista
è bravissimo, abbiamo ormai è da quasi 20 anni che è con noi e quindi abbiamo la massima fiducia in Giuseppe, sappiamo che può far bene, anzi deve far bene e quindi speriamo in bene. Viva il Palio di Asti, viva tutti quanti. Possiamo dire che è uno di San Lazzaro a tutti gli effetti? Assolutamente sì. Speriamo che domenica lo sia ancora di più di San Lazzaro. Che dire, Gabriele, in bocca al lupo per domenica e che San Secondo vi assista. Crepi il lupo, San Secondo ci assista, ma San Lazzaro vinca. Siamo qui con Michele Gandolfo, il capitano del Palio. Ciao Michele. Buongiorno a tutti, buonasera in base a quando lo manderete. Come la vedi questa estrazione? È una parte molto importante del nostro Palio perché ovviamente le accoppiate sono forti e ci sono batterie in cui i comitati vorrebbero fuggire da quelle batterie come la terza e vedremo, però questa è già una parte molto importante del nostro Palio. Ma per chi non lo sa, vogliamo dire in due parole qual è la figura del capitano del Palio? Il capitano del Palio fa la sfilata, apre la sfilata del Palio e chiede la licenza al sindaco di correre il Palio con la frase di rito e poi è il giudice della manifestazione. Durante la corsa del Palio valuta che i vari comitati rispettino il regolamento del Palio di Asti. Quindi possiamo dire che è una delle massime autorità del Palio? È la massima autorità del Palio in piazza durante il Palio. Benissimo. E tolte le vesti da capitano, che cos'è invece per Michele Gandolfo il Palio? Il Palio è tradizione, storia, cultura e per me è vita, perché da quando ho iniziato a fare il cavaliere del gruppo del capitano, poi il magistrato che è la seconda carica in piazza con Enzo Clerico, ho iniziato a vivere di Palio, da capitano ancora di più ovviamente, perché per me viene il Palio e poi il resto, quindi sempre massima disponibilità con l'amministrazione, con i vari comitati, sempre al servizio di questa manifestazione per cercare di svolgere al meglio il proprio ruolo e per cercare di essere d'aiuto per far crescere sempre di più la manifestazione. Secondo te si può migliorare ancora questo Palio? Si può sempre migliorare, se qualcuno pensa di essere arrivato è il momento in cui forse sta iniziando a sbagliare tantissimo perché ci si inizia a sedere. Io penso che si possa sempre migliorare, penso che si possa migliorare tanto l'appeal che ha il nostro Palio sulla parte della città che oggi non era in piazza. Benissimo. E quella è la grossa differenza, far vivere a tutta la città nel migliore dei modi la nostra manifestazione e fargliela conoscere. Da lì in poi si va e si viaggia su altri binari. Ma una domanda che vogliono sicuramente fare tutti, differenza Palio di Asti, Palio di Siena? Tre corse più una finale contro una corsa secca, una sfilata completamente diversa tra una e l'altra e poi sono due pali diversi, i cavalli sono ingaggiati dai vari comitati per quanto riguarda Siena, una tratta. Cosa forse ha Siena più di noi è il coinvolgimento della città nei confronti del Palio, in quello sono veramente i numeri uno. Per quanto riguarda il Palio di Asti, penso che tre corse, tre batterie e una finale sia uno spettacolo che non si possa trovare da nessun'altra parte. Insomma, l'unica cosa da dire alla gente è venite al Palio di Asti. Assolutamente sì, venite a vederlo, venite a viverlo durante la settimana del Palio, non solo la domenica per fare una toccata e fuga, perché Asti non è solo il Palio non è solo la corsa della domenica e la sfilata, Asti è la sua tradizione, la sua storicità, il Palio è la sfilata dei bambini il sabato, le prove generali della vigilia il sabato, le prove il venerdì. Venite a godervi la nostra città, il nostro Palio, le nostre sagre, la Duja d'Oro, tutti gli eventi che la nostra stupenda città può regalarvi. Grazie Michele, che questo Palio sia meraviglioso ancora un anno con te come capitano. Ciao amico caro. Grazie. Siamo arrivati alla giornata di venerdì, oggi facciamo un bel giro con i nostri collaboratori al maneggio per una sgroppata con il nostro cavallo e abbiamo intervistato il fantino di Borgo San Lazzaro che è Giuseppe Zetta, detto Gingillo, e poi il signor Carlo Biamino della Commissione Cavalli. A loro abbiamo chiesto il loro rapporto con Borgo San Lazzaro e col Palio d'Asti.
Allora, il rapporto nel Palio di Asti nasce dal 2002, e poi riprendo nel 2004, e dove ho vinto nella torretta, e però c'era già il rapporto con San Lazzaro, che poi da lì, insomma, sono quasi 20 anni, insomma, un rapporto che è durato nel tempo, dove ormai c'è un rapporto di amicizia. E ci ho vinto due pali qui in San Lazzaro e due pali in torretta. E niente, il Palio di Asti poi è un palio dove a me piace molto la corsa, perché è una pista molto tecnica e mi ci trovo bene. Infatti, insomma, qualche palio l'ho vinto in qualche motivo ci sarà, insomma, dai. Una piccola breve descrizione di quello che è successo. All'inizio degli anni 2000 l'amministrazione comunale ci ha dato in concessione questo locale, che comunque era una ex scuola elementare della frazione di Ponte Suero, che comunque è all'interno del nostro territorio, nella zona est della città. Le condizioni ovviamente iniziali non erano delle migliori. Il locale non dico che fosse fatiscente, però comunque dopo anni e anni di inutilizzo le condizioni erano alquanto precarie, e piano piano, anno dopo anno, abbiamo iniziato a sistemare prima un locale, poi l'altro, poi il cortile fuori, poi il tetto, che comunque aveva delle problematiche, e ci abbiamo fatto lentamente, con calma, la nostra sede. Cioè, lo scopo è quello di avere un punto di ritrovo per i ragazzi, per noi, per chiunque svolga delle attività all'interno del borgo. Quindi il locale è riservato agli sbandieratori, il locale è riservato ai musici, il locale è riservato alle bancarelle, all'artistica e tutto quanto. Ma ora corriamo a prepararci, perché stasera ci sarà la cena propiziatoria. Bene ragazzi, siete pronti? Avete fatto trucco e parrucco? Bene, allora andiamo a buttarci in questa cena succolente e, come dire, ordinata. Marco, pensaci tu. Buonasera Sindaco, sappiamo che siamo sotto campagna, quindi non parleremo assolutamente di questo. Non parliamo neanche della situazione del Sindaco, ma sappiamo che sei stato per tanti anni rettore. Quindi vogliamo sapere che cos'è per te il Palio di Asti. Il Palio è stato tutto, è stata la mia vita, lo è ancora adesso. Il Palio ha voluto dire per me a 4 anni iniziare a capire qualche cosa, e capire che il proprio nonno aveva vissuto una vita di comitato. Nel 1933 era all'interno del gruppo che ha vinto il Palio di quell'epoca, uno zio, un papà, i cugini e poi soprattutto amici di generazioni diversi, che però tutti mi hanno semplicemente tramandato un qualche cosa, che era l'amore verso il mio borgo, un borgo a cui ho dato tanto. Sono stato 8 volte rettore, ho vinto 2 pagli, ho ricoperto le cariche le più immaginabili, quindi uno non è che deve arrivare al rettore perché da una sera ti hanno trovato in giro e te l'hanno voluto fare. Vuol dire che io sono entrato il 18 di novembre del 1991 in Comitato Palio, ho fatto la commissione sede, imbandieramento, ho fatto qualsiasi altra cosa, sono diventato economo, poi sono diventato vicerettore, poi mi hanno detto: oggi tocca a te, devi tu avere l'onore di trascinare una moltitudine di persone che hanno il tuo stesso credo e che assieme a te vogliono fare un percorso. Noi abbiamo investito tanto nei giovani e vedo che è una cosa che avete fatto voi a San Lazzaro altrettanto bene, tant'è vero che avete dei numeri alle cene e alle iniziative che fate che sono invidiabili a tutti gli altri.
Quant'è l'emozione di essere riuscito a far correre di nuovo questo palio? Assolutamente grande, ma grande soprattutto a partire da ieri l'emozione di vedere tantissima gente che per 3 anni aveva tenuto dentro questo desiderio di urlare, di cantare con i propri amici, di vivere certi momenti, anche di ritrovarsi alle cene nei rioni e nei borghi, che non l'aveva potuto fare e che da ieri ha di nuovo capito che il palio è Asti e Asti è il palio, ce l'abbiamo nel DNA. Perfetto, allora io direi che a nome di tutti i paliofili, a nome di tutti i turisti che invitiamo a venire al Palio di Asti nei prossimi anni, ti ringraziamo per averci donato ancora una volta la nostra gloria e la tradizione. Grazie Sindaco. Grazie a tutti voi. E quindi possiamo dare inizio appunto a questa bellissima serata. Naturalmente, come vedete, chi ha le spalle, chi ha frontali, i nostri sponsor che sono tutti esposti con gli striscioni, un applauso a tutti i nostri sponsor che ci sostengono durante tutto l'anno e permettono le iniziative del nostro comitato palio. Che cos'è il palio? Per me il palio è qualcosa che sai che tutti gli anni c'è e ti riporta a casa. Per me il palio è casa. Per me il palio è una cosa bellissima, è una corsa fantastica e spero che vinceremo. Palio è un'emozione unica. Palio è San Lazzaro. Amalia, commissione manifestazioni. Spiegaci in poche parole che cos'è questa commissione. Questa commissione è una commissione grandissima perché racchiude tantissime sottocommissioni, dalla commissione cucina, sottocommissione bar, sottocommissione ramarri, sottocommissione i filmati, qualsiasi, c'è tante davvero, commissione under, e per me questa commissione ha rappresentato in questi anni un'esperienza grandiosa, un'esperienza a 360 gradi, ho imparato molto e spero di aver dato al Borgo San Lazzaro il giusto contributo. Ma ora invece la domanda di rito. Amalia, che cos'è per te il palio? Per me il palio è la domenica, il giorno della corsa, perché tutto quello che noi facciamo è quel giorno lì, diamo tutto per quel giorno. Grazie Amalia. Siamo qui questa sera con D&V Costumi. Sono tra le star del palio ormai da tanti anni. Molti dei costumi sono stati disegnati e fatti interamente da loro. Intanto ragazzi, complimenti per la giubba di San Lazzaro e speriamo che porti tanta fortuna. È bellissima come sempre un vostro capolavoro. Quindi vorrei sapere da voi come nasce questa passione. Da giovani, da ragazzini, si è amato il palio, il costume e tutto ciò che riguarda lo spettacolo. E poi è logico che uno ama più i colori che hanno nel cuore. Noi siamo nati, io sono nato in San Lazzaro e mi sento un po' sanlazzarino, anche se
siamo un po' per tutti, ecco. Tu Walter. grazie comunque dei complimenti. L'amore per il Paglio. L'amore per il Paglio, io ho avuto come maestra la Ada Quirico, e già da bambino alle elementari ha iniziato a inculcarci l'amore per il Paglio. Poi sono passati degli anni in cui non si ne faceva niente, poi ho conosciuto Dani nel 94, oltre all'amore ovviamente, è scoppiato l'amore per il Paglio e mi ha insegnato tutto quello che vedete che sfila, tutte le cose che girano, la giubba del fantino, tutto questo me l'ha insegnato Dani. Passo per passo io devo dire grazie tantissimo a Dani di tutto quello che mi ha insegnato. E andiamo avanti con l'amore. Se non avessimo l'amore non possiamo fare tutto quello che viene realizzato durante l'anno. Ma allora la domanda di rito di quest'anno è: che cos'è per voi il Paglio di Asti? È amore, non c'è altro, amore. Ciao, per me il Paglio è vita e ho un'occasione per stare tutti quanti insieme e condividere una passione che ci lega sempre, tutti quanti. Viva il Paglio! Siamo qui con Fabrizio Lano, ancora una volta campione italiano, quindi innanzitutto grande Fabri e grazie per aver portato ancora in alto San Lazzaro. Ma tolto quella che è stata la gloria che ormai hai vissuto tante volte, voglio sapere da te, che cos'è San Lazzaro? Allora, San Lazzaro per me è appartenenza, io sono 17 anni che sono qua dentro, quindi per me è un orgoglio vestire questi colori e portare in alto sempre il massimo. Cioè ci provo, però per me è un orgoglio, quindi è un'appartenenza totale. E allora in questo orgoglio e in questa appartenenza ti chiediamo: che cos'è per te il Paglio di Asti? Allora, per me il Paglio è tutto, perché il Paglio, cioè noi siamo nati per vivere il Paglio, cioè noi viviamo tutto l'anno per il Paglio e quindi aspettiamo sempre questo momento. Quindi io spero che ogni anno ovviamente cerchiamo di portare in alto questi colori. Qualche volta ce la facciamo e qualche volta no. Però spero che quest'anno sia l'anno buono per portare in alto. Perfetto. Allora Fabri, io e te ci conosciamo da tanti anni ormai, quindi non posso che sperare domenica di festeggiare ancora una volta con te. Speriamo. Speriamo. Ciao ragazzi, un saluto da San Lazzaro. Bene ragazzi, adesso è meglio andare a riposare, ma il viaggio continua. Io vi porto a sabato, in particolare alla sfilata dei più piccoli. Paglio di Asti, un'enorme passione per questa città. Oggi sfilata dei bambini, un'emozione grandissima. Siamo ospiti del Borgo San Lazzaro, ma diciamo due parole su questo borgo che fra poco vedremo comparire tra noi. È un borgo che arriva dalla periferia, una zona malfamata della città per tanti anni, potremmo dire un ghetto che ha formato questo rione unito di ragazzi che a un certo punto hanno avuto una gran voglia di riscatto, hanno capito che il rione doveva far sentire la città che esisteva e quindi il Borgo San Lazzaro inizia a investire sulla sua crescita creando un gruppo sbandieratorio, un gruppo musici sempre più affermato. Ce l'avranno fatta? Assolutamente sì. Negli anni San Lazzaro è diventato uno dei due gruppi più forti della città e uno unico gruppo attualmente in categoria A1 nei campionati italiano rappresentante la città di Asti. Quindi diremo un grande riscatto, riscatto che hanno fatto anche coi ragazzini. Beh, dopo tre anni che non abbiamo più fatto il Paglio, la voglia è tanta, la voglia di vedere correre i cavalli in Piazza Alfieri è tanta e quindi siamo tutti impazienti. È qualche mese che si nota la differenza e anche i ragazzini lo capiscono e tutto il borgo ha veramente voglia di festeggiare. I sorteggi sono stati fatti giovedì sera, però non abbiamo ancora le posizioni al canapo. Le sapremo solo mezz'ora prima della prima batteria. Noi siamo nella seconda, a sensazione è una batteria molto dura. Allora, questi innanzitutto sono i drappi che vincono gli sbandieratori alla gara interna. Noi i dipinti, quelli che vinciamo alla corsa, sono appesi in chiesa. Qua invece ho
veramente il paglio, che è il drappo che ci viene consegnato insieme al dipinto, sono tutti e sei qua esposti in sede. Oltre a questo noi abbiamo numerosi altri piazzamenti, che poi sono la borsa di monete, che è per il secondo classificato, gli speroni il terzo, il gallo il quarto, la coccarda il quinto premio, e poi l'ultimo che arriva in finale, l'ultimo della finale prende l'acciuga.
bella, bella, dai, ci voleva, ci voleva. Siamo arrivati pronti, io, il cavallo, il borgo, infatti alla cena venerdì sera ho detto è il palio della ripartenza. Wow, direi una cosa meravigliosa, già perché il Borgo San Lazzaro, col quale noi abbiamo creato questo video, vince il Palio 2022. Quindi un'emozione grandissima, sono felicissimo di questa cosa. Mi sento quasi un pochino di aver portato bene. Prossimamente torneranno i video sui regolamenti, ma volevo dividere con voi questa grande emozione. Ciao ragazzi, alla prossima, buona giornata e questa volta buon palio a tutti quanti.